Ci spostiamo a Menfi, dove nel giorno dell'anniversario dell'uccisione di Paolo Borsellino, una piazza è stata intitolata da Curzio Miraglia, il sindacalista di Sciacca ucciso dalla mafia, paladino dei contadini, trucidato il 4 gennaio del 1947. L'iniziativa, che si è svolta ieri sera, è partita nello scorso mese di febbraio da una mozione consiliare votata all'unanimità. Primo firmatario il consigliere di minoranza Lillo Moschitta, il servizio di Francesco Graffè. La mozione di Lillo Moschitta è stata subito fatta propria dall'amministrazione comunale di Menfi, che ha voluto commemorare così la figura del sindacalista, uomo, martire, ma anche artista. Dopo la cerimonia di intitolazione della piazza è seguita infatti l'inaugurazione di una mostra con 17 opere pittoriche realizzate proprio da Curzio Miraglia. La mostra è stata allestita nei locali dello storico Palazzo Pignatelli, potrà essere visitata per alcune settimane e curata dallo storico e presidente dell'istituzione culturale Federico II, Gioacchino Mistretta. Un'iniziativa che tende a non dimenticare e a far sì che le varie generazioni ricordino sempre chi con la propria attività istituzionale, anche con i propri comportamenti quotidiani, ha perso la vita per lottare a favore dei contadini, dei diritti civili, delle persone più deboli, in sostanza dei lavoratori. È un omaggio ad un grande uomo, ad un punto di riferimento, del circondario e di tutte le città che si sono affrancate dalle logiche feudali. A Curzio Miraglia è stato un punto di riferimento per i nostri contadini e per i contadini di tutti i comuni viciniori. Il nostro, a distanza di tempo, dopo il suo assassinio avvenuto nel 1947, è un omaggio, un ricordo ad un grande uomo, a un uomo che è stato punto di riferimento per quelle generazioni e per le nuove generazioni di oggi. I caduti di mafia sono tutti fratelli fra di loro, come noi famiglie, siamo un'unica famiglia, l'ho detto molte volte quando abbiamo commemorato altri nostri fratelli caduti. Per noi non c'è diversità, Paolo, Giovanni, Accursio, Giulio e tanti altri, come per esempio abbiamo il bello esempio del presidente dell'associazione Emanuela Loi, che è qui con noi, non è a Palermo, perché quello che ho detto io l'ho detto pure lui, per noi sono tutti uguali. Ed è bello quando si fa qualcosa di nuovo per i caduti di mafia esserci tutti. E noi siamo qui. È bello, indipendentemente dal fatto che sia l'Interland, che si ricordino ancora persone che tanti anni fa, insomma, hanno sacrificato la vita per le persone combattendo la mafia, perché è l'unico modo che ci fa accettare il loro sacrificio, il fatto che le loro idee ancora oggi camminino, come si diceva per Falcone, sulle gambe delle persone che li vogliono ricordare. Quindi una grandissima soddisfazione e una gioia da questo punto di vista.